un pallone, no, è un'altra cosa. È l'ultima giornata della Serie A d'Elite, ma questo campionato non ha ancora una squadra vincitrice. Mancano 80 minuti alla fine. Il Maccabi ha la possibilità di vincere il suo secondo scudetto consecutivo, ma attenzione, perché a una decina di chilometri di distanza da questo campo e da sole due lunghezze dal Maccabi c'è l'Alba Roma, che scenderà in campo alla Romulia contro il Borgorosso, pronto a rovinare la festa al team di Federico Ascoli, al quale però basterà un pareggio oggi contro l'Orione Ognissanti per incoronarsi di nuovo campione. Dal centro sportivo Tre Torri di Torrenova, buonasera amici sportivi, da Nicolò Federico, questa è Orione Ognissanti Maccabi. Lancio in verticale Ojeda con il petto, poi riesce a mantenerla in possesso il Maccabi. Cambio gioco dall'altra parte, Moretti in posizione buona, può andare il 7, 1 contro 1, palla dentro, tesa, palla che rimane buona, la disponibilità di Marauder che sblocca subito l'incontro. 2 minuti di gioco, il Maccabi è in vantaggio, ha segnato sempre Marauder. Gabriele orizzontalmente, è solissimo Marauder, può anche calciare da lì perché ci ha visto, ci ha fatto vedere anzi che è in grado di tirare da qualsiasi posizione. Fiorentini, palla dentro, ancora Marauder tra le linee, tre quarti orizzontale, morbida dentro su Gioia, non era di rigore, Gioia se l'è mangiato, lo blocca Russo ma se l'è mangiato Gioia il 2-0. Ancora lunga gettata, Bertucci con il petto lo accompagna ancora sull'11 centralmente da Gioia, che sbaglia lo stop ma riesce comunque a mantenere il possesso. Moretti fa salire Gabrielli che può andare al cross, anzi punta Breschini, passa ancora il 2, cross dentro, deviazione, autodeviazione di Giunta in calcio d'angolo, che rischio per l'Orione. Ma ancora Castellani a battere, dotato di un ottimo sinistro il numero 4. Come in questo caso, palla che gira sul secondo palo, l'arpione in qualche modo Samba riesce a passare, un rimpallo, cross dentro, in Pellizzeri, miracolo. Passa Marauder, un minuto di recupero è stato segnalato. Gioia, Gabrielli, sale il 2, palla morbida, in area di rigore, a cercare Marauder, gliela leva Ojeda in diagonale, calcia! E il Panteron, Andrés Ojeda, 2-0 per il Maccabi. E ora il titolo è un passo. Chiuso qui la verticale, Marauder 3 contro 2, entra in area di rigore su Vinci, in diagonale può calciare Russo, ottima la respinta, poi Ojeda non è finita l'azione, può rimetterla dentro Ojeda, infatti prova, chiuso da Faria, poi Marauder raccompagna da terra, va a terra, ora si calcio di rigore, va Ojeda contro Russo che indovina l'angolo e blocca la sfera. Si rimane 2-0, bravissimo Russo. 9, poteva fare doppietta qui. Ancora sta ripensando a rigore, siamo ancora sul 2-0 per avere il Maccabi. Questo vorrebbe dire che fra 10 minuti potrebbe essere lei ancora campione. Ma altro calcio di rigore, questa volta dall'altra area, perché è andata a terra Fragasso ed incredibilmente si potrebbe riaprire una partita che fino a qualche istante fa era chiusa. Andrea Fragasso contro Impellizzeri, fischia l'arbitro, parte il 9 che calcia, incrocia il destro, spiazza Impellizzeri e c'è ancora partita. Orione 1 Maccabi 2, 10 al termine. Può andare all'ora 26, palla in avanti, chiusa ancora da Gabrielli che poi perde forse il suo primo pallone. Doppio passo, puntare in area di rigore, chiuso, non c'è fallo. Poi Sam danza sulla sfera, calcia in porta in Pellizzeri. Ottima respinta del numero 1, ha rischiato il Maccabi. Sabia, poi ora Marauder, un minuto al termine. La laga di qua da Bertucci, tutti vogliono che il 10 vada alla bandierina, mentre lui mette la palla dentro per Ojeda, che può anche calciare da lì, riesce a girarsi la 9. Un po' troppo defilato, calcia comunque a giro con il destro. Fuori, non è ancora finita. Mancano 20 secondi e poi il Maccabi sarà nuovamente campione. La squadra che ha dimostrato in queste due stagioni di essere la più forte, anche se quest'anno ha tenuto il primato dal primo all'ultima giornata, solo quest'oggi si è laureata campione. Fischia l'arbitro 3 volte, il Maccabi vince il suo secondo titolo consecutivo.
all'ultima giornata di campionato.